Ciao a tutti! Oggi prepareremo la carne in gelatina. Il tempo di preparazione della ricetta è di 5 ore circa. Gli ingredienti sono carne bovina tipo muscolo tagliata a pezzi, carote, sedano, cipolla, sale, acqua, gelatina in fogli, miele, marsala, pepe nero e alloro. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, la carne, le carote e il sedano, la cipolla, il sale, il marsala, la foglia di alloro, il pepe e il miele. E facciamo cuocere per 60 minuti, 100 gradi, velocità soft. Proseguire la cottura per altri 30 minuti, 100 gradi, velocità soft. Mettere da parte la carne, filtrare il brodo. Senza lavare il boccale, mettere la carne. E la facciamo frullare per 3 secondi a velocità 5. Mettere da parte in una ciotola. Abbiamo tolto la carne dal boccale, versare il brodo che abbiamo filtrato. Aggiungere i fogli di gelatina che abbiamo ammollato in acqua fredda, li strizziamo. Ed azioniamo il bimby per 30 secondi a velocità 3. Versare il brodo nella ciotola con la carne. Amalgamare con la spatola. Trasferire in vasetti di vetro. Lasciare raffreddare completamente. Chiudere con il coperchio e riporre in frigo per almeno 4 ore prima dell'uso. Carne in gelatina. Si conserva in frigo per 3-4 giorni chiusa in vasetti ermetici. Grazie e alla prossima ricetta.